C'è una cosa che non è mai successa, e cioè non è cessata l'occupazione militare di territori abitati da milioni di palestinesi. Questo non è mai cambiato, e quando tu hai una pentola a pressione sul fuoco e pensi tanto ho una superiorità militare, tecnologica, economica, soverchiante, sono persone che siamo in grado di sottomettere i palestinesi, quella pentola continua a bollire piano piano e tu fai finta di non accorgertene. Poi arriva il giorno del tutto inaspettato in cui salta per aria quel coperchio. Non crediamo che l'opinione pubblica sia fatta solo di tifosi. Il sentimento prevalente, magari in questo momento, di chi non ha ancora manifestato in piazza è fatto di orrore per la strage di civili di Hamas e per la punizione collettiva perpetrata da Israele contro Gaza. Cosa possiamo fare per non sentirci però totalmente impotenti di fronte agli eventi? L'ultima cosa che possiamo o dobbiamo fare è gli spettatori cinici, quelli che pensano di sputar sentenze da lontano, magari incitando alla guerra, all'intransigenza assoluta. Con i terroristi non si tratta, facile dirlo, ma quando i terroristi hanno molti ostaggi, quando scopri che i terroristi sono radicati nella società palestinese, innanzitutto attraverso le scuole, le mense, la sanità pubblica, e ti rendi conto che la definizione roboante non ti salva dalla necessità poi di averci a che fare. Ecco, io sarà per ragioni personali, ho tanta famiglia in Israele, sono nato dall'altra parte del confine, sono nato in Libano, ma cerco sempre di mettermi nei panni loro prima di lanciare proclami roboanti. Ci siamo abituati a pensare, dopo il fallimento del processo di Oslo, che la diplomazia, il dialogo non servono a nulla. Insomma, è una politica dei dati di fatto. Il fallimento degli accordi di Oslo è stata una sciagura. Molti sono troppo giovani per ricordarselo, ma 2 anni dopo che li hanno firmati quegli accordi è stato ammazzato il primo ministro israeliano Rabin sulla piazza in cui teneva una manifestazione per la pace, per il negoziato, dopo il riconoscimento fra nemici. Si era stretto la mano con Yasser Arafat, il capo dei palestinesi. Per questo aveva subito maledizioni. Si diceva che lui era un uomo empio perché restituiva ai palestinesi dei territori che sono citati nella Bibbia e quindi commetteva sacrilegio, e chi l'ha ucciso ha detto di averlo fatto in nome del popolo ebraico, in nome di Dio. Fu l'inizio della fine, e anche allora, sono passati tanti anni, era il 95, ma anche allora a guidare questo movimento intimidatorio nei confronti di chi voleva gli accordi di Oslo, la pace, la nascita di uno Stato palestinese accanto a quello israeliano, si chiamava Bibi Netanyahu, e alle sue manifestazioni gridavano morte al primo ministro, traditore del popolo ebraico. Da allora in poi sono successe tante cose, ma c'è una cosa che non è mai successa, e cioè non è cessata l'occupazione militare di territori abitati da milioni di palestinesi. Questo non è mai cambiato, e quando tu hai una pentola a pressione sul fuoco e pensi tanto ho una superiorità militare, tecnologica, economica, soverchiante, sono persone che siamo in grado di sottomettere i palestinesi, quella pentola continua a bollire piano piano e tu fai finta di non accorgertene. Poi arriva il giorno del tutto inaspettato in cui salta per aria quel coperchio. Senta, che impressione le fa sentire oggi le stesse parole d'ordine della guerra al terrorismo che abbiamo sentito dopo l'11 settembre, che non hanno portato molta fortuna, diciamo, quella lettura della politica estera? Cosa prova sentendo
questo ritorno di fiamma dello scontro di civiltà. E sia solo la ripetizione dell'11 settembre, così come non è la ripetizione della guerra del Kippur di 50 anni fa. No, no, qui c'è un voltapagina storico e questo mi spaventa. Era così inaspettata la vulnerabilità di Israele. L'11 settembre è stata un'azione sul piano militare inaudita, ma quello che è venuto fuori è una vulnerabilità di una struttura Israele che, per esempio, anche le destre italiane additavano come il grande faro, il grande esempio, quando ci sono state tutte le polemiche sull'immigrazione o peggio sul terrorismo islamico, si diceva facciamo come Israele, quelli sì che sanno tenerli a bada. Tenerli a bada si è dimostrato che non è efficace, non basta tenerli a bada e cambieranno anche le alleanze internazionali. Adesso noi ci rivolgiamo alla Turchia, ci rivolgiamo al Qatar, ci rivolgeremo, scommetto, all'Algeria, sapendo che lì stanno i capi di Hamas. I capi di Hamas mica stanno a Gaza, si sono visti anche a fare conferenze stampa a Doha e a Istanbul nei giorni scorsi e noi tratteremo con loro. Poi nelle piazze gente che ha il culo nella bambagia urla guerra, guerra, stiamo con Israele senza se, senza ma state tranquilli che saranno i primi a trattare quando si rendesse necessario, come oggi io credo stia già accadendo anche per Israele. Lei in qualche modo fa parte di quelle voci critiche anche rispetto alle strutture dell'ebraismo istituzionale, in qualche modo, che hanno visto negli ultimi anni sovrapporre la propria agenda a quella di Israele, divaricando ancora di più la cesura dall'ebraismo istituzionale, in qualche modo. Cosa si può fare per ricomporre questa cesura? Come si riapre un dialogo? Io spero che si riapra un dialogo anche dentro al mondo ebraico italiano. Fino a qualche tempo fa la parola d'ordine dei portavoce delle comunità ebraiche era: noi stiamo con Israele senza se e senza ma, e chiunque avanzi una critica al governo israeliano è un traditore della nostra gente, è un ebreo che odia se stesso, fornisce strumenti al nemico. Poi si è lacerata la società israeliana. Adesso vedo che vogliono, come dire, attaccare Patrick Zaki perché ha detto serial killer a Netanyahu, ma andassero a vedere i cartelli portati nelle piazze di Tel Aviv e delle altre città israeliane in cui è addirittura raffigurato come un gerarca nazista Netanyahu. Oggi nella società israeliana, ma leggete in questi giorni non soltanto Haaretz, il quotidiano progressista, ma anche il Jerusalem Post, che invece è conservatore, che cosa non gli dice a questi ministri? Fa bene a Israele essere criticato, che chi ama Israele è chi oggi gli fa presente che non si poteva lasciare per 56 anni la questione palestinese chiusa in quella pentola a pressione. Continueranno a darmi del traditore, ma io ho un maestro a cui ho voluto tanto bene, che si chiamava Alexander Langer, che diceva che c'è molto bisogno di traditori, ma non di transfughi. Io continuerò a frequentare la comunità ebraica, ma continuerò a dire le cose che non vanno, perché questo è il vero modo di aiutare Israele. Dall'altra parte ci sarà naturalmente chi mi dice certo, tu hai più a cuore Israele, dei bambini palestinesi, ma guardo in televisione certe esibizioni di gente che sembra scoppiare in lacrime per la sorte dei bambini di Gaza bombardati, mi suonano di un falso che veramente mi fa paura. Io conosco il dolore delle vittime di una parte e dall'altra, ho amiche e amici straordinari laggiù che hanno avuto il coraggio di incontrarsi fra genitori di bambini o giovani caduti in battaglia o vittime di attentati. Loro sì, stanno lavorando per la pace. Grazie mille. Allora, come diceva Alexander Langer, vive i costruttori di ponti. Arrivederci.